giocatori che poi abbiamo perso. Penso a Munir, per esempio, penso a Bojan ai tempi, va bene che lui forse un anno in seconda aveva giocato, ma poi era passato prima squadra. Ma tanti giovani li abbiamo persi proprio perché Dongu l'avevamo smarrito perché in seconda B aveva il mercato per la seconda, ma poi si era perso per strada anche lui. Però è peccato non avere la squadra proprio in Serie B che ti possa formare e trapassare dei giovani che giocano con delle persone adulte, soprattutto. Perché calcoliamo una cosa: se il Barça B dovesse essere promosso, giocherebbe contro l'Espagnol, per la prima squadra dell'Espagnol che retrocessa quest'anno, giocherebbe certo contro il Malaga, giocherebbe contro il Mallorca, squadre che adesso magari retrocedono dalla prima squadra, ma che non è che cambieranno totalmente. Quindi si farebbero le ossa senza giocare in campionati seguiti da 50 persone e delle partite. Certo, certo, certo. Giussi? Secondo me è fondamentale. Sì, io su questo concordo con Sergio. Avere il Barça B in seconda è fondamentale per la crescita dei giocatori, perché comunque è un campionato professionistico, affronti squadre che sono state in Liga fino a un paio di mesi prima, affronti grandi giocatori, è un livello di preparazione totalmente diverso anche a livello fisico, mentale, ed è importante. Soprattutto è importante anche perché ci sono molti giovani che in seconda B non ci vogliono stare, proprio perché è un campionato di basso livello, è un campionato dove i giocatori prendono le botte, nel senso un campionato molto maschio, molto fisico. L'abbiamo visto anche quest'anno con Ricky Puig, che è stato massacrato a livello fisico di entrate bruttissime, ed è un campionato poco tecnico rispetto a quello di seconda, che comunque è tutto un altro livello, perché davvero c'è una differenza tra seconda e seconda B incredibile. E giocare in seconda B, oltre all'aspetto economico, ti porta anche questo aspetto, nel senso che i giocatori in seconda ci vogliono stare, ci stanno. Se tu devi mandare Ricky Puig, Juan Sufati nel Barça B, mandarli in seconda sicuramente è diverso che mandarli in Serie C. E il problema è che adesso affrontiamo playoff in uno stato abbastanza critico, e i migliori giocatori non ci sono. Cogliado purtroppo si è spaccato praticamente un allenamento prima di partire per Malaga, e i tre giocatori chiave, che sono i due chiavi, che sono Araujo e Ricky Puig, non potranno andare. Più Ansu Fati, che non ha mai giocato col Barça B ma poteva essere un rinforzo di lusso, è rimasto con la prima squadra perché ci sono tanti infortuni, perché ci sono tante squalifiche, che si è puntato e ha detto no, i giocatori rimangono con me. Il problema è che adesso García Pimienta ha soltanto 12 giocatori del Barça B, di cui due che sono portieri, quindi non formi neanche praticamente un 11, e ha ben 9 giocatori del juvenil, e gran parte di questi non hanno neanche mai debuttato con il Barça B. Il problema principale è che comunque ci sono delle regole in seconda B, non puoi fare quello che vuoi, ma devi avere un tot di giocatori con contratto da squadra B in campo contemporaneamente. E quindi che García Pimienta deve essere bravo anche poi a livello di sostituzione, a chi fa entrare, a chi fa uscire. E avere così tanti giocatori del juvenil e pochi giocatori col contratto del Barça B sicuramente non lo aiuta. È tutto complicato nel Barcellona, tutto, in tutte le sezioni, in tutte le situazioni, è tutto complicato. Vedremo sicuramente se García Pimienta riuscirà a portare il Barça B in seconda divisione, sarà secondo me un miracolo, perché purtroppo non ha i migliori giocatori. E ricordiamoci che alcuni sono andati via, come per esempio Guilherme Jaime, Quique Salerio, Ciumi, che abbiamo visto anche all'opera in prima squadra, sono andati via il 30 giugno, avevano il contratto in scadenza e non hanno voluto rinnovare. E quindi è un bel grattacapo adesso. Eh già, direi proprio di dico, sì. Ma poi mi domando a che pro, voglio dire, a che pro tenere in prima squadra per questi pochi giorni i tre ragazzi,
come se, neanche se il Barça potesse vincere la Liga, cioè è anche un ragionamento che non ha senso, perché un conto è, dici, li devi tenere per mesi, e allora che ti servono, ma qui si tratta di un tenerli per pochi giorni, per sostanzialmente neanche utilizzarli, perché non ti servono, perché poi devi andare a Vitoria una partita che non serve a niente. Questa è la cosa assurda, mentre invece sono fondamentali per il Barça B, e tu te li tieni per sostanzialmente per nulla. Questa è la cosa più assurda di questo ragionamento. Condivido e condivide anche Pietro Locatelli. Allora, prima di passare al TAS, al Manchester City, Cristian Palmieri, pegnista della Pegna di Roma, ci fa i complimenti, è assolutamente d'accordo con il nostro ragionamento, era poco fa, quindi si riferiva sicuramente alla discussione sul VAR, su Setién e quindi prima che entravano anche gli altri. E Cristian Palmieri si è guadagnato, avendo ascoltato la trasmissione, il fatto di non diventare per metà un merengue e l'altra metà un perico, perché questo sul gruppo della Pegna di Roma oggi abbiamo detto con Giovanni. Chi non ascolta la diretta e il podcast, che possa diventare metà merengue e metà perico, una specie di Walking Dead, quindi una cosa proprio brutta, schifosa proprio. Allora, un transformer. Passiamo al TAS, partiamo da Giovanni e poi carico a pallettoni Giuseppe, perché ho anche trovato il nome del direttore di Sky Sport United Kingdom, quindi proprio te lo sparo le sue dichiarazioni, e quindi ti carico su questa cosa. Giovanni, la morte del fair play finanziario, il TAS annulla la squalifica al Manchester City, questo era il titolo del tuo pezzo, si è pronunciato, addirittura gli è data l'ammenda di 10 milioni che era di 30 milioni in primo grado. È la morte, tu hai detto che è la morte, il fallimento del fair play finanziario. Che succede secondo te da oggi in poi? Stiamo leggendo che il City comprerà tutti da un minuto dopo a questa sentenza. Sarà anche vera questa cosa? Cioè, comprerà tutti, Lautaro, non lo so chi, tutti vuole comprare. Skinner, tutti. Che lo compri. Guarda, il problema vero è che effettivamente è un tana libera tutti, no? Pronto? Sì, vai. No, scusatemi, ero in un punto dove pensavo che era caduta la linea. Il problema è che fondamentalmente è un tana libera tutti, perché da questo punto in poi, perché una società dovrebbe rispettare i dettami del fair play finanziario sapendo che al massimo prendi una multa di 10 milioni? Allora, facciamo il saltino indietro. Allora, il primo salto da fare è: se mi danno comunque una multa di 10 milioni, significa che io comunque sono colpevole. Quindi già questo è ridicolo, perché significa che tu dici, t'ho visto, hai fatto il danno, hai fatto l'errore, ti ho punito, però alla fine abbiamo deciso che questa punizione che ti diamo, siccome sei la società degli sceicchi, non ti rompiamo le scatole. Quindi già questo è un ridicolo. Il secondo elemento è che già di per sé il fair play finanziario sostanzialmente era una pulcinellata, perché comunque le sanzioni che sono state date finora sono state date soltanto a squadre minori di alcuni campionati. Basti pensare ad esempio quello che è successo con il Milan. Il Milan doveva essere massacrato a livello di fair play finanziario, alla fine sostanzialmente ha fatto una trattativa un po' come quella della Juventus nel 2006, che anziché essere radiata dice vabbè, mi accontento che mi mandi in Serie B. Stessa cosa è successa con il Milan, nel senso dice vabbè, per quest'anno rinuncio a fare l'Europa League, cioè tanto non mi sono manco qualificato, quindi il problema non si pone. Quindi già di per sé il meccanismo era ridicolo, e adesso ovviamente è stato definitivamente smascherato, perché chiaramente non essendoci sanzione non c'è pena, e quindi chiaramente non c'è motivo di rispettare il regolamento. Il tema vero è, a questo punto, tutte le squadre che negli anni l'hanno rispettato, che si sono depauperate a livello tecnico, che potrebbero dire va bene, adesso però a me questi giocatori chi me li ridà? Cosa, come dire, come recupero tutto quello che è accaduto?
chiaramente si traccerà una bella linea rossa, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, e lì si chiude il meccanismo. Il tema vero è cosa succede da adesso in poi, perché chiaramente è ovvio che se io decido di sforare di 300-400 milioni di euro il limite imposto e alla fine prendo una sanzione di un decimo di quello che è la spesa che ho fatto e che poi magari recupero attraverso altri meccanismi, è chiaro che diventa una cosa ridicola. Chiaramente a questo punto le squadre che hanno più capacità di spesa, quindi meno intaccate dal Covid, quindi quello che diciamo da settimane, ossia il Paris Saint-Germain, il Manchester City, il Chelsea, perché negli anni passati ha avuto una sessione di mercato ferma, possono fare spese importanti e chiaramente rischi di andare in competizione negativa con chiunque, perché se tu decidi di chiudere un affare e hanno la possibilità di arrivare a smettere sempre il più uno, è evidente che rischiano di farti saltare tutto. Penso che come analisi è perfetta. Prima di lasciare la parola agli altri, e in particolare partiamo da Giuseppe Ortu, io riporto la dichiarazione del direttore la sera stessa, quindi il giorno stesso, io l'ho vista la sera su Sky Sport 24 Italia, ma sicuramente era una registrata di immediatamente dopo, di Mark Alsford, che è il direttore di Sky Sport News United Kingdom, che sostanzialmente diceva, era sottotitolata, non l'avrei mai capito in inglese, quindi partiamo già da questo presupposto, che praticamente e sostanzialmente diceva questo, attaccava la UEFA pesantemente dicendo che il sistema del fair play finanziario è stato sempre un fallimento, perché in 3 campionati su 5, lui fa il calcolo dei 5 campionati che apportano le 4 squadre in Champions League, tranne la Francia però, quindi diceva, di 3 su 5 vince sempre la stessa squadra da anni, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Juventus, in 1 vincono solo 2 squadre, Barça e Madrid, potremmo anche dire, visto come diceva giustamente Giovanni, 8 su 11, molto più il Barça che il Madrid. Solo la Premier è competitiva, quindi che non si faccia la caccia alle streghe in Inghilterra, ovviamente difendeva l'orto inglese, e ha aggiunto che chi ha più soldi può spenderli come vuole e che il fair play finanziario è definitivamente morto. Giuseppe Ortu, è così la sentenza, dice questo, gli inglesi ormai, la Premier che guadagna quasi quanto la Champions va da completamente da un'altra parte? Il fair play finanziario sembrerebbe morto, attenzione, perché la UEFA ha detto che la mancata condanna, cioè la mancata sanzione vera, cioè la squalifica, non è arrivata perché le prove non erano sufficienti. Attenzione, perché con questa formula si può far rientrare di tutto, nel senso che capita ad un'altra società meno spalleggiata e magari le prove diventano fondanti. La UEFA ha parlato di prove insufficienti, il che vuol dire tutto e nulla. Certo. Quindi potrebbe anche essere un discorso, salviamo il City perché il Real Madrid della situazione, poi se ci capita un altro sotto le prove saranno invece sufficienti per arrivare ad una sentenza di condanna. Contesto quello che dice il collega inglese perché non è assolutamente così, anzi il fair play finanziario era la garanzia che potessero vincere tutti, perché si parte da condizioni diciamo quasi paritarie, nel senso che le società si devono gestire e si devono reggere sostanzialmente sulle proprie gambe. Non è importante chi hai alle spalle, il proprietario. È chiaro che se facciamo un discorso di bilanci, una società piccola con programmazione, con capacità di investimenti, può riuscire a programmare, tipo un po' l'Atalanta,
può riuscire a programmare un futuro che col tempo, chiaramente, col tempo...